Lottare di fusa e di miau miau miau. Ci siamo un po' coccolati, siamo stati un po' insieme. Si è visto qualcosa, no? Io sono il GOT. Sempre con quell'arietà intellettuale. E io non tengo miedo di alcuna persona del puttana. Mi rompo il c***o. Tra noi anche ti. Lui ha visto ciao Lanza, una certa. Io comincio a fare. Lui, aspetta che ti copro così non ti vedono che c'hai attacco di panico. Che carino che è con te, giuro. Lottare di fusa e di miau miau miau. E io mi sono fatta mille paranoie della gente. No, smettila. Ma se me le ragazze, ti ripeto, ti invidiano con me così. E basta. La promessa è stata mantenuta. Sì, è stata una bella nottata, sono andato a dormire da Luana, ci siamo un po' coccolati, siamo stati un po' insieme, si è visto qualcosa, no? In villa c'è chi minimizza e nega la realtà e c'è chi invece vuole scrivere pagine di una nuova storia. Federica era partita in quarta con Sasha, ma ora sembra presa dalle grazie e forse dai centimetri del nostro Federico. Tu non hai fatto la stessa cosa, tu sei venuto in camera e mi hai detto che sei un bel ragazzo, ma mi hai detto che intriga piuttosto che qualsiasi roba. Però tu, cioè, ieri mi hai detto che gliel'avevi accennata come cosa, capito? Io sì, l'altro giorno in camera gli ho detto, guarda che parlando con loro due mi avevano chiesto, no? Che l'altro giorno quando parlavamo che mi avete detto chi è che reputi un bel ragazzo? Io cosa ho risposto? Federico. Mi dispiace, cioè alla fine gliel'ho detto, gli faccio meglio i tuoi consigli. Io ti voglio bene, cioè come se fossi un fratello. Ma di. Dai, non esagerate. Sarebbe un po' facile che tu attive che stare fratelli e sorelle. No, ieri è successo che in camera abbiamo discusso e lui mi fa, tu non mi hai detto che, cioè tu mi hai semplicemente detto che Federico è un bel ragazzo, ma non mi hai detto che ti intriga, che qua, che là, che su, che giù. E poi mi fa, comunque sia, per me questa cosa qua può finire, cioè non. E lui mi fa, io comunque tu sei come una sorella, io gli ho detto, ma tu per me sei come un fratello, cioè non. Questo non lo volevo sapere. Ma c***o, dici a cosa che sarei fratelli e sorella? Molto a posto. A chi? A Federica. Fratelli e sorella? Ha detto ti vedo come una sorella, gli ha detto. Che c***o dice? È inutile fare l'uomo alfa, dire non mi frega un c***o. Se poi ti frega, fa come ti pare, ti vedo come una sorella e poi dopo te lo dirò. No. Ti vedo, amore, ti vedo come una sorella, ma io non mi ha detto, sta dicendo parole, mi sta mettendo parole in bocca diverse, però ti posso dire una cosa, vedi, questo è l'esimilarità, cioè su questo guarda cosa sta facendo di Federico, è normale lei, però così capito, perché lei ha fatto sta c***o, io che fa, cosa devo fare, devo dimostrargli l'amore? Scusate, ma sono l'unico che non ha capito nulla di quello che ha detto Sasha? Riproviamoci. Una sorella, io non mi ha detto, sta dicendo parole, mi sta mettendo parole in bocca diverse, però ti posso dire una cosa, vedi, questo le si merita, cioè su questo guarda cosa sta facendo di Federico, è normale lei, però così capito, perché lei ha fatto sta c***o, io che fa, cosa devo fare, devo dimostrargli l'amore? Niente, le parole di Sasha non hanno un senso logico. Ok. A differenza di quelle del tablet del terrore, che suonano come sempre forti e chiare. Donato, Sasha e Giordano, preparatevi per andare in spiaggia. Una nuova ex sta per sbattere la colomba. Ok, un po' diventata. Adesso il ritmo, la energia era muy baja e ora la stiamo alzando perché. Amao. Speriamo bene. Spero sia più la loro che la mia. Sua? Ovvio. Sua? Sicuro? Sicuro? Guarda, cosa fai, Giordano? Magari di Giordano. No. Sì,
sto preoccupata, perché tanto se è un ex Donato o se è un ex qualcun altro, cioè se può fare qualcosa lo fa con chiunque. Mi fai passare un po' l'ansia. Tutto l'ansia con me non esiste, fra. L'ansia sai che rifacciamo? Mitragliamo. L'ansia. È tanta sta ansia. Abbiamo sfondato, hai visto che non c'è più? È sparita, desaparecida. Yo! Dai, cazzo, dai.